Ciao a tutti, vi siete mai domandati come mai lo sport che amiamo faccia così bene? Mi piacerebbe spiegarvelo per punti, ma in modo approfondito. La vita moderna, come sicuramente sapete, ha un tasso di sedentarietà sempre maggiore. Le innovazioni tecnologiche ci stanno rendendo la vita sempre più semplice. Stiamo seduti molte delle ore della giornata a un PC o a una scrivania, abbiamo scale mobili, vetture che ci portano in ogni posto. La necessità di movimento nella società moderna è sempre inferiore. Di conseguenza diventa sempre più importante il ruolo ricoperto dall'attività sportiva e in particolare dalla corsa. Se guardiamo al momento storico presente, la corsa ha un ruolo centrale nella prevenzione di molte patologie. All'interno di questa cornice storica, la corsa e l'attività sportiva in generale hanno un ruolo centrale. Addirittura alcune ricerche sostengono che un'attività sportiva costante possa prevenire la mortalità anche del 10%. Ma perché la corsa fa così bene? Innanzitutto riduce il rischio cardiovascolare perché la pressione arteriosa si abbassa, aumenta il colesterolo buono, riduce i trigliceridi e la viscosità del sangue, permette di mantenere un peso corporeo adeguato, riduce la glicemia e la possibilità di incorrere in un diabete di tipo 2. Migliora inoltre l'efficienza muscolare e articolare. Ci permette inoltre di mantenere un aspetto fisico gradevole e giovanile. Molti di noi probabilmente sono ex fumatori e la corsa e l'attività sportiva ci permettono di ridurre l'incidenza e il consumo di alcol e nicotina. E soprattutto la corsa mantiene giovani perché riduce l'invecchiamento e le patologie connesse all'invecchiamento, come osteoporosi. Il running però non ha un impatto positivo unicamente sul nostro corpo, svolge un importante ruolo anche rispetto alla nostra testa. Se siete curiosi di sapere in che modo la corsa ci aiuta con la nostra testa, beh, aspettate il prossimo video. Vi assicuro che non rimarrete delusi. Per il momento vi saluto e vi auguro buone corse.